Sentire da chi mi ha preceduto è stata una grandissima occasione, una grandissima opportunità per me come studiosa anche di confrontarmi con gli studi di tutto quanto il secolo precedente e ovviamente un grande pericolo. Latour è un artista che fa tremare i polsi, che ancora adesso a chi l'ha studiato tutta la vita riserva dei misteri. E abbiamo lavorato insieme a Pierre Rosenberg, insieme a Jean-Pierre Cousin, insieme a Dimitri Salmon, a tutti quanti i più grandi esperti di Latour e monografisti francesi del pittore. Eppure ogni volta che parlavo con loro e cercavo di spiegare quanto mi sarebbe piaciuto dare anche nella mostra una dimensione europea a questo pittore, mi ripetevano sempre che alla fine si trattava di un meteorite, di un pittore che era una specie di inspiegabile meteorite nella pittura barocca, nella pittura del Seicento, difficilissimo da spiegare anche con queste ascendenze caravaggesche che giustamente qui sono state ricordate. Costituisce Caravaggio, chiaramente costituisce una chiave di lettura ancora adesso molto valida e molto importante per questo pittore, ma certamente non può essere l'unica. Abbiamo cercato di far capire come l'elaborazione della scena notturna e questo accanimento sul soggetto di genere, sulla pittura del reale, sulle persone anche, sui modelli osservati, sui modelli che sembra a volte che si trasferiscano addirittura da un quadro all'altro, tanto sono precisi, però non facciano altro che mettere in crisi alla fine questa immagine di Latour peintre della réalité. Cioè, siamo veramente sicuri che questo sia il pittore della realtà, come ancora lo guardavano recuperandolo nel 1934 degli studiosi importantissimi, dei giganti della storia dell'arte. Parlo di Charles Sterling, di Jameau, parlo di Longhi che fa la recensione a questa mostra dei pittori della realtà e per la prima volta lo avvicina immediatamente al Caravaggio, avvicina proprio il concetto di dipingere il reale al caravaggismo. E adesso i nostri studi sono andati molto avanti, abbiamo spaccato questo fronte caravaggesco e credo che proprio forse se c'è una novità è la novità di vedere queste diverse personalità anche intorno alla Tour prendere le distanze da Caravaggio, elaborare ognuna il suo linguaggio, e questo ci fa capire ancora di più come davvero quello di Latour sia un linguaggio caravaggesco che, sempre come scriveva Longhi, non è per nulla servile, non è un imitatore ma è qualcuno che ha capito profondamente la lezione della pittura dal naturale di Caravaggio e che la declina in una maniera davvero sorprendente, una maniera che va talmente al di là del suo tempo e del suo secolo che forse la sfida più difficile è stato rimettercelo. Era quasi più facile vederlo alla luce di come l'hanno interpretato i grandi scrittori, i poeti contemporanei, mentre invece ovviamente se esiste la storia dell'arte la dobbiamo raccontare e quindi lo dobbiamo vedere a confronto con i suoi contemporanei, con le sue possibili fonti, anche se non abbiamo nessuna certezza documentaria, tranne quella del viaggio, il viaggio a Parigi, il soggiorno alla corte di Parigi, il momento in cui diventa pittore del re fra il 1639 e il 41, un momento che qui abbiamo cercato di documentare grazie alla generosità del Museo di Orléans. Voglio ricordare la direttrice Olivia Voisin che ci ha prestato questo dipinto attribuito alla Tour, che è il San Sebastiano curato da Irene, e che ci consente di vederlo almeno per un momento, no? Questo pittore di cui non abbiamo un ritratto, di cui non abbiamo un autoritratto, di cui sappiamo pochissimo, e le cose forse che sappiamo dai documenti vorremmo quasi non saperle perché sembra arrogante, interessato solo al denaro, odiato dai suoi vicini, quindi diciamo non un personaggio che vorremmo far emergere diversamente forse vedendo questi quadri così commoventi a volte che dipinge.
e abbiamo invece la possibilità di vederlo grazie al San Sebastiano curato da Irene, proprio perché questo, come ha appena ricordato l'ambasciatore Massé, è il dipinto che eseguì per Luigi XIII, quindi l'unico momento in cui lo collochiamo in uno spazio, in un tempo preciso, lo vediamo nelle Grazie del Re e vediamo alcuni dei suoi quadri entrare nelle collezioni più importanti di quel periodo. E poi però l'artista scompare, ritorna in Lorena, non lascia nessuna traccia nelle fonti della sua epoca e aspetta, deve aspettare il 1915 per questa riscoperta. E cosa possiamo quindi oggi dire di lui? Da un lato sicuramente i dipinti parleranno alla nostra anima, cioè sono dei dipinti che vanno molto incontro allo sguardo contemporaneo, sono dei dipinti con una dimensione intima, poetica. E spesso i protagonisti sono ciechi o guardano dentro lo spazio del quadro, quindi siamo noi che dobbiamo entrare nel dipinto, non ci dobbiamo aspettare dei fuochi d'artificio da questi quadri, però se li guardate in maniera approfondita vedete anche la grandissima maestria di questo pittore. Quindi è il pittore della sintesi ma del dettaglio, è il pittore che sta su quella linea di ambiguità fra il sacro e il profano, fra la luce della candela e il buio delle tenebre, fra la pittura e la poesia, e quindi sono dipinti che davvero ci catturano e che dobbiamo osservare per molto tempo. E io spero che appunto la mostra restituisca un ruolo di protagonista, diciamo, non solamente fuori dal suo tempo ma dentro il suo tempo alla Tour. E io vorrei dire, mi vorrei unire, non voglio ripetere tutti i ringraziamenti, tutte le cose che sono state dette stamattina sulla creazione della mostra, perché mi rendo anche conto di essere l'ultimo ostacolo che si frappone fra voi e la visione delle opere, quindi diciamo non vorrei esagerare ed essere troppo lungo, troppo difficile da superare come ostacolo, però volevo ringraziare davvero tutti quelli che hanno partecipato come me alla realizzazione di questa mostra. La mostra è sempre un processo non solo di collaborazione ma di condivisione, perché si condividono le proprie idee, si condivide il tempo, si condividono gli sforzi, le ambizioni, le delusioni, e tutto questo io l'ho fatto con dei compagni eccezionali, il Comune di Milano, Palazzo Reale, l'editore, Mondo Mostre, e soprattutto voglio ringraziare anche io, ma non è un ringraziamento, abbiamo fatto tutti insieme, Thomas Salomon, Sergio Tarquinio, Federica Mariani, e ricordare che questo, quando voi non eravate ancora nati, io e Tommaso Radelli già ci conoscevamo, abbiamo cominciato nel 2001, no? Con la mostra Caravaggio e Giustiniani, quindi secondo me sono 20 anni di Mondo Mostre, quindi questo è anche un regalo di compleanno, molto bello, complimenti, auguri, altri 20 anni così.